Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un tema un po' speciale, un tema che difficilmente si trova in un canale di palestra ed è un video a tema What's in my bag. Prima di chiudere il video e scrivere nei commenti indignati "il tuo canale non è più lo stesso, mi disiscrivo, muori e brucia", volevo fare What's in my bag a tema fitness, ossia cosa c'è nella mia borsa di palestra. Più specificatamente, che attrezzatura utilizzo io per i miei allenamenti. Dato che molti, quando iniziano, non sanno che attrezzatura utilizzare e infatti nelle palestre normali si vedono ancora adesso, nel 2018, persone che utilizzano le cinture, quelle larghe dietro e sottili davanti, ho ritenuto fondamentale e necessario per il bene di tutti fare questo video. Dato che io utilizzo tutte attrezzature entry level, nel senso che sono comunque molto economiche, si possono comprare su Amazon e non sono attrezzatura di altissimo livello, perché io penso che una persona che si alleni in modo normale o che comunque abbia iniziato da poco non abbia senso che si compri l'attrezzatura e il vestiario da centinaia e centinaia di euro. Ah, prima che me lo domandiate, cosa ci fai con la canotta e con il berretto? Essenzialmente sono in camera mia, a casa mia, e quindi mi vesto come voglio io. Ok, io direi di partire subito con la cosa che secondo me è la più fondamentale di tutti. Nonostante girino voci su internet che se ascolti la musica mentre ti alleni non riesci a sentire la connessione mente-muscolo, sembra ridicolo ma è stato detto, ve lo giuro, però non posso fare nomi. L'accessorio più fondamentale degli allenamenti miei sono le cuffie. Le cuffie mi danno la carica, le cuffie mi danno lo stimolo se sono stanco, mi settano in un determinato modo nell'allenamento. Io personalmente, se devo fare i fondamentali pesanti, solitamente ascolto metal. Se invece devo fare un lavoro più metabolico, con meno recupero, più veloce, mi sposto verso l'elettronica. Essenzialmente cerco comunque di utilizzare la musica a mio favore per trarre la rabbia, l'adrenalina che mi serve per svolgere l'allenamento. Le cuffie che io uso sono queste e sono della Turbine. E sono essenzialmente le T3 della Blue Dio, detta anche Dio, questa la censuro però. Sono cuffie Bluetooth 4.1, costano all'incirca 30 euro su Amazon. Bassi potenti, buona carica, sono gommate bene, consigliate, veramente consigliate. In caso la batteria delle cuffie finisca, perché a volte mi è successo che mi sono ritrovato nel pieno del mio allenamento con le batterie della cuffia Bluetooth finite e mi sono dovuto allenare con Tiziano Ferro di sottofondo, ho sempre con me delle cuffie con il filo. Queste qua in particolare sono le Xiaomi Piston, che le trovate all'incirca sotto la decina di euro su Gearbest e suonano bene. L'unica cosa è che hanno il filo, quindi ok, non hanno problemi di alimentazione, però c'è il filo, quindi potrebbe darvi fastidio, è per questo che generalmente non li utilizzo. Però in caso di emergenza, fondamentali. Io tengo sempre due copie di cuffie, quelle senza fili e queste, perché veramente senza cuffie io me ne vado a casa essenzialmente. Un'altra cosa molto fondamentale che è spesso sottovalutata è l'idratazione durante l'allenamento. Io generalmente sudo tanto, tantissimo, e finisco per bere anche 2 litri di acqua d'allenamento, sia d'inverno sia d'estate. Poi io che preferisco bere l'acqua che non è fredda, ma è bensì tiepida barra leggermente calda in allenamento, ne bevo veramente un sacco. Mi è venuta in aiuto in questo caso la borraccia di MyProtein da 1,8 litri. È molto comoda, è molto larga, fa molto bad boy americano, perché di solito la gente gira con le bottigliette da mezzo litro. Questa io la trovo molto utile, però è molto fragile. Io ve lo dico, è veramente molto fragile. Questa penso sia la
terza che prendo, perché se voi diventate abbastanza aggressivi quando vi allenate, come succede a me, e quindi non lo so, bevete e buttate la bottiglietta per terra una volta dopo averla richiusa, 8 su 10 che vi esplode. Quindi utile, ma fateci attenzione, veramente, e bevete durante l'allenamento, perché io vedo gente che beve un bicchiere di acqua in 2 ore di allenamento e io non so come facciano. Ok, un'altra cosa super fondamentale, soprattutto se fate stacchi e fate squat, ma siccome state guardando il video sul mio canale probabilmente questo accade, questa è la mia cintura da stacco e squat, essenzialmente. L'ho presa su Amazon, è della CP Sports ed è spessa 1 centimetro, è fatta in pelle di bufalo, costa veramente poco. Costa anche questa circa sui 30 euro. Io la uso da circa un anno, è veramente molto comoda. Particolarità rispetto alle cinture normali che si trovano in palestra è che è larga tanto davanti quanto dietro, ed è questo che rende una cintura utile per il suo scopo. A meno che non stiate utilizzando una cintura per il sovraccarico, allora ben venga. Oppure siate weightlifter, ma in quel caso non è questo il video che fa per voi. Ricordiamo che la cintura serve, insieme alla manovra di Valsalva, ad aumentare la pressione intra-addominale, e questo porta una maggior protezione alla colonna lombare. Come sempre io la consiglio per un lavoro a basse ripetizioni, solitamente dall'80% in su del carico, in quanto utilizzata con le alte ripetizioni vi impedisce una corretta respirazione, perché va chiusa bella stretta e la differenza si sente, ragazzi. Un'altra cosa veramente fondamentale, se fate panca o comunque la maggior parte degli esercizi, sono le fasce per i polsi. In questo caso io utilizzo queste della GASP, che hanno tipo, le avrò da almeno 5 anni, non si sono mai rotte, e servono come protezione per i polsi, soprattutto in esercizi come la panca, come il military press, eccetera. Molto comodo, servono da sostegno per il polso, per fare in modo che non prenda strane posizioni, e servono anche a tenere l'articolazione calda. Un'altra cosa è che se le chiudete bella stretta, riduce un po' la circolazione del sangue, e questo vi dà un po' un effetto di maggior pump, io ve lo dico. Molto consigliato. Un'altra cosa che uso da poco, però la uso da sarà un qualche mese, sono le ginocchiere della, in questo caso, della Urban Lifters, prese anche queste su Amazon. Le ginocchiere vanno messe sulle ginocchia, appunto, in esercizi come lo squat, come la pressa, servono a tenere calda l'articolazione del ginocchio e danno un forte aiuto sostenendo l'articolazione e tenendola bella compressa. Un'altra cosa che usavo e che adesso non uso più erano le fasce per le ginocchia. Rispetto alle ginocchiere, che vanno messe come un preservativo, le fasce invece vanno legate intorno al ginocchio. Queste, rispetto alle ginocchiere, danno molti più chili, bisogna ammetterlo. Io utilizzavo queste della RDX, le ho pagate tipo 15-20 euro su Amazon, io mi sono sempre trovato bene. Non si sono mai rotte, non mi sono mai rotto io, è stato un rapporto d'amore dove abbiamo avuto un win-to-win, quindi io ve le consiglio. Non sono ammesse per regolamento nel powerlifting Raw, almeno non nelle ultime 2 o 3 federazioni che ho visto, ed è per quello che ho smesso di usarle, perché non si sa mai nel futuro. Un'altra cosa che uso ed è estremamente utile, soprattutto se fate panca squat stacco, però può essere utile anche per qualunque altro esercizio abbastanza pesante, è la magnesite. Io utilizzo questa in polvere, presa dalla Decathlon, pagata veramente poco, anche se molte palestre vi faranno storie perché è sporca essenzialmente, e quindi se potete io vi consiglio il gesso liquido, che è circa la stessa cosa, però non sporca. Serve per contrastare la sudorazione delle mani, in questo modo vi aumenta il grip della presa in esercizi pesanti. Non lo so, mi immagino uno stacco,
se avete problemi a tenere la presa perché magari avete le mani sudate eccetera, questa sicuramente vi darà una mano. Un'altra cosa molto utile che io utilizzo sono le solette. Le solette che, come vedete, hanno un rialzo sulla caviglia. Questo perché? Perché io ho una caviglia che tende ad andare in pronazione e quindi a chiudersi. Probabilmente vi metterò una foto qui dove vi mostra la differenza. Questo è molto importante soprattutto per evitare infortuni a lungo andare, perché ovviamente fare dei sovraccarichi importanti con la caviglia che va in pronazione non mi sembra una buona strategia. Per concludere il video voglio ricordare a tutti che io non prendo una lira, questo video non è sponsorizzato, se ho parlato di marche è semplicemente perché sono le marche che utilizzo io, non perché ci sia qualcuno che mi paga, anzi me le sono tutte pagate. E detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta la location, le luci e questo assetto un po' più da gaming. Non lo so, un esperimento, ditemi voi se vi può far piacere ancora. E statemi bene, ci vediamo un prossimo video. Ciao! Don't hurt me this way.